Ecco cosa rimane della polveriera militare di Falconara. Come potete vedere, rimangono poche pezzi di mura della polveriera stessa. Era il 28 settembre del 1922, durante un temporale notturno, precisamente alle 3:30, un fulmine centrò la polveriera, causando l'esplosione. Nella polveriera erano oltre custodite 1500 tonnellate di esplosivo. L'abitato di Sant'Erenzo, in seguito a questa esplosione, subì distruzioni e centinaia di morti.